Intervistiamo oggi il dottor Gianfranco Minini, che oltre che un amico è uno dei maggiori esperti italiani di uroginecologia. E ora cominciamo chiedendo al dottor Minini che cos'è l'uroginecologia. L'uroginecologia è una disciplina sovraspecialistica nata in anni abbastanza recenti, che unisce le competenze sia del ginecologo che dell'urologo per risolvere problemi specifici della donna attinenti all'apparato urinario. Si tratta quindi di un'area specialistica piuttosto ampia. In questo incontro allora ci concentreremo su un particolare aspetto di questa branca specialistica, ovvero sull'incontinenza urinaria femminile. Si tratta di un problema omogeneo che si presenta allo stesso modo in tutte le donne? No, in realtà esistono almeno tre forme di incontinenza urinaria che variamente incidono nella donna, che sono l'incontinenza cosiddetta da sforzo, cioè quella legata al colpo di tosse, quella da urgenza, quella cioè caratterizzata dalla necessità impellente di urinare, poi ci sono le forme miste e inoltre c'è la grande famiglia delle incontinenze cosiddette neurologiche, cioè che si instaurano in quelle donne con problematiche di tipo neurologico. È normale che con l'età compaia l'incontinenza urinaria? E quali sono le cause, i motivi principali della comparsa? No, direi che non è da considerarsi normale, cioè non è un evento ineluttabile, anche se certamente nelle donne più anziane l'incontinenza è più frequente, perché è collegata, rispondendo alla domanda sulle cause, a carenza ormonale che si verifica con la menopausa e poi le altre cause sono l'aver fatto lavori pesanti, ma anche cause genetiche, costituzionali, cioè una predisposizione all'incontinenza e altre ancora. Il prolasso genitale e l'incontinenza urinaria sono necessariamente collegati? Ecco, queste sono le due patologie più importanti di cui si occupa l'uroginecologo. In realtà non sono necessariamente associati, solo nel 30% delle donne si può avere la contemporanea presenza delle due patologie. E quindi la soluzione chirurgica o non chirurgica può essere diversa e non contemporanea. Televisione e giornali presentano spesso pubblicità che riferiscono l'utilizzo del pannolone come una delle soluzioni preferibili. Che cosa ne pensa, dottor Minini? Ecco, questo è un problema, vorrei dire, scottante, perché alle spalle di questo vi è un interesse economico spaventoso e direi che vi è una grande mistificazione. È un problema di etica, in quanto dire alle donne che la soluzione è il pannolino è davvero danneggiarle molto e ingannarle. La soluzione all'incontinenza non è il pannolino, perché esistono delle soluzioni più definitive e più sincere. Esiste quindi tutta una serie di provvedimenti che la donna può prendere per combattere l'incontinenza urinaria? Certamente, direi il primo problema è l'informazione, quindi dire alle pazienti ma anche ai medici che il problema può essere risolto. Ci sono delle soluzioni non chirurgiche e delle soluzioni chirurgiche. Fra quelle non chirurgiche vi è l'adozione di stili di vita particolari, dimagrire, non eccedere con il fumo, il caffè e così via. E poi vi è la cosiddetta ginnastica del pavimento pelvico, cioè la riabilitazione del pavimento pelvico, molto diffusa all'estero, ma che fortunatamente si sta diffondendo anche in Italia in questi anni. E poi c'è tutto il gruppo degli interventi chirurgici. La apposizione di mini sling, di sottili fettuccine di sostegno sotto l'uretra, può rappresentare una soluzione solamente temporanea o va intesa come una soluzione definitiva e anche duratura nel tempo? Ecco, fra gli interventi chirurgici l'adozione delle mini sling, cioè di queste striscioline che si mettono al di sotto dell'uretra, è quello che in questo momento riscuote il maggior successo. C'è da dire che questo intervento va considerato dura
duraturo nel tempo, anche se essendo nato negli anni 2000 ne conosciamo gli esiti negli ultimi 13-14 anni, però i risultati sono molto buoni e persistenti. Si sente spesso dire che questi interventi, definiti mini invasivi, sono operazioni banali e del tutto prive di rischi. In realtà l'intervento non è né banale né privo di rischio, richiede molta esperienza, certamente in mani esperte questi rischi si possono contenere, ma come per tutti gli interventi sussistono. Ma il risultato di questi interventi è garantito? Al 100% non è garantito nulla in medicina. Questi interventi sono nati negli anni 2000, quindi ne abbiamo un'esperienza di circa 13 anni. Possiamo dire che il risultato permane nell'85% dei casi, ecco, e quindi è molto importante l'informazione corretta da dare alla paziente. Sino a che età è consigliabile proporre un intervento di questo tipo per la correzione dell'incontinenza urinaria? Ecco, negli anni passati venivano operate solo donne relativamente giovani, cioè fino con le tecniche vecchie, fino ai 60-65 anni, oltre in genere il chirurgo non metteva mano. Adesso invece con queste tecniche si è offerta una soluzione chirurgica duratura anche a donne molto anziane, che quindi possono migliorare la loro qualità di vita e quindi essere soddisfatte anche negli anni che restano. E quindi le ottuagenarie possono tranquillamente essere operate con questo tipo di tecnica.